Presidente, decise chiusure provinciali per le scuole? Innanzitutto, ancora prima delle scuole, parliamo delle chiusure a tutto tondo. La Toscana oggi è zona arancione, il Ministro Speranza poco fa mi ha telefonato per comunicarvi che dai dati la nostra è una zona arancione che rimane per questa settimana. Vi è una addendum, ovvero una zona rossa provinciale, che è quella della provincia di Pistoia. Ieri ci siamo riuniti con i sindaci, a larga maggioranza è stato deciso questo, io farò l'ordinanza. Vi sono due comuni, che peraltro sono comuni adiacenti, pur di due province diverse, che sono zona rossa. Mi riferisco al comune di Cescina e al comune di Castellina Marittima, l'uno in provincia di Livorno, l'altro in provincia di Pisa, ma confinano. Vi sono poi i provvedimenti sulle scuole. Provvedimenti sulle scuole portano naturalmente alla chiusura delle scuole nei comuni che ho detto che sono zona rossa e con il nuovo DPCM è automatico. Poi vi sono almeno altri 10 comuni della Toscana che hanno scelto comunque di tenere le scuole chiuse. Sono fra questi di rilevanti, sono i comuni capoluoghi di provincia di Siena e di Arezzo. Poi vi sono ulteriori decisioni da prendere questa sera perché faremo una riunione collettiva per decidere sulle scuole, e mi riferisco quindi solo alle scuole, come muoversi nella provincia di Siena, nella provincia di Prato e nel comprensorio dell'Empolese Valdelsa. Quindi naturalmente alla fine di queste tre riunioni, una alle 8:30, una alle 9:15 e l'altra alle 10, domani tradurrò in ordinanza. Quindi emerge una regione toscana che ha un colore arancione, ma che interviene in modo microchirurgico con una provincia e due comuni in zona rossa e presumibilmente molti comuni in restrizione di chiusura a scuole. I comuni che sono attenzionati, anche quelli che le scuole le lasceranno aperte, ma che sono attenzionati perché hanno valori che vanno oltre i 250 come indice rispetto a 100.000 abitanti, sono oggi 76. Quindi voi capite che la situazione in Toscana ci porta a intervenire laddove si è superato questo limite. Senta, lei concerterà sempre con i comuni come ha fatto finora, nell'Empolese Empoli è stata aperta un'altra terapia intensiva all'ospedale, situazione è difficile, insomma. Sì, io come metodo userò quello del consulto costante con i comuni, anche se questo mi porta a incontrare, come accadrà oggi, sostanzialmente circa 80 sindaci, sentendosi per telefono, vivendo riunioni come quella che abbiamo vissuto ieri per i sindaci della provincia di Pistoia e oggi con Prato, con Siena e con l'Empolese. Ma è il metodo giusto, anche perché se vogliamo prevenire un aumento del contagio, è oggettivo fare le restrizioni nelle zone in cui vi è maggiore esigenza perché salgono i livelli.